Signori, buona domenica. Oggi è giorno 7 luglio, in collegamento diretto da Milano, zona Senavra. Oggi è il mio ultimo giorno che passerò nel vecchio appartamento che potete vedere qui davanti. Questa è la porta d'ingresso, è un appartamento, un bilocale di 88 metri quadrati che è stata la mia dimora negli ultimi 2 mesi. Ecco, come potete vedere, è un seminterrato perché per avere 88 metri quadrati qui a Milano a un prezzo umano devi comunque trovare delle alternative come queste. Vedete, qua c'è tutto pronto, devo solo mettere in auto tutto per cambiare l'appartamento, perché da stasera dormirò in un nuovo appartamento. Ed eccoci qua all'interno del bilocale. Quindi, cioè, come potete vedere, è stato arredato comunque in maniera impeccabile, nonostante, vabbè, il mobilio magari non è di ultima generazione, però vedete c'è un certo stile che il proprietario ha voluto mantenere, perché questo era ovviamente, era ed è un locale adibito ad affitti brevi all'interno della piattaforma Airbnb. Quindi questo è il soggiorno, molto ampio, anche troppo ampio, cioè per me che sono, diciamo, per la maggior parte del tempo da solo, è stato anche troppo. Questa è la cucina, cucina abbastanza confortevole. Ho comprato la macchinetta del caffè che era qui, adesso l'avete vista, era all'interno dello scatolo, perché purtroppo c'era la moca. Quindi questa è la cucina, poi locale lavanderia, dove ancora devo togliere qualcosa che ho lavato ieri, tanto devo lasciare il locale stasera. Con lavatrice, lavandino, scompartimento per i detersivi e via dicendo. Poi andiamo, proseguiamo verso la zona notte e il bagno. Questo piccolo corridoio che ci porta direttamente nella zona notte. Questo è lo specchio, il bellissimo specchio dove molte volte ho fatto le foto, ho inondato Instagram di narcisismo intrinseco. Il bagnetto con una doccia tutta in muratura, molto carina, molto simpatica. Anche qui un bellissimo specchio, io sono fissato con gli specchi, mi piacciono tanto, questa è bella perché aveva la luce diretta, ogni volta mi faceva molto più abbronzato di quanto in realtà sono. E questa è la stanza da letto. Adesso la vedete, ovviamente non ci sono più le lenzuola, tutto tutto, punto luce, televisore e via dicendo. Un armadio gigante, vi faccio vedere, perché essendo un bilocale qui comunque potevano starci tranquillamente una famiglia di 2, anche 3 persone, perché i divani che vedete nel soggiorno in realtà sono divani letto. Ok, quindi questo è il locale, 88 metri quadrati, il prezzo che ho pagato è 1000 euro al mese, che per molti potrebbe essere una follia, ma vi posso dire che considerando la zona, considerando la metratura, in realtà non dico che è regalato, ma è al di sotto del valore di mercato, perché questa zona per un bilocale i prezzi variano dalle 1200 alle 1400 euro. Quindi considerando i 1000 euro, considerando che qui si sta bene, perché quando fuori fa caldo qua fa fresco, e viceversa, se fuori fa freddo, qua fa caldo, quindi non c'è bisogno neanche di accendere riscaldamenti o climatizzatori. Diciamo che non mi sono potuto lamentare. Lascio questo bilocale con un po' d'amarezza, perché in questi 2 mesi l'ho considerata casa mia. Infatti adesso lo vedete tutto spoglio, ma in realtà ho tolto tutto quello che avevo messo, l'avevo arredato, modo mio, piantine e cose via dicendo, perché appunto la consideravo casa mia. Ma adesso una nuova avventura ci aspetta. Stasera dormirò nel nuovo locale che vi farò vedere. Sì, ve lo farò vedere il nuovo locale. Ovviamente dove andrò non sarà un monolocale, non sarà un bilocale, bensì è una stanza che condividerò con un'altra persona. Quindi faremo un tour a breve, quindi della nuova, anche della nuova stanza. Ripeto, è sempre nella zona, diciamo a 700 metri da dove abito adesso, quindi rimarrò comunque con i servizi che ho usufruito, il mio barbiere di fiducia, che porco cane, vi posso dire che con 8 euro mi taglia i capelli, che è davvero molto meglio di dove li tagliavo io prima. Cioè,
prima quando stavo in Sicilia, considerando anche il prezzo e soprattutto considerando che è una donna a tagliarmeli. Cioè, va, io sono stato sempre abituato a farmeli tagliare dal barbiere, questa è barbiere parrucchiera, cioè fa di tutto, una cinese, cioè, è davvero una donna molto in gamba. Ragazzi, allora, per questo video è tutto, io vi lascio ai prossimi video, ci saranno nuovi video, nuovi aggiornamenti, magari ho intenzione magari di farvi vedere qualcosa di Milano in point of view, cioè come una sorta di video come quello che ho fatto oggi, in cui voi sentite la mia voce e vedete però soltanto quello che vedo io. Quindi sarebbe una cosa carina, soprattutto per farvi scoprire dei posti un po' diversi, un po' nuovi di Milano che magari non tutti conoscono. Per oggi è tutto, ragazzi. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata, una buona serata, in base a quando vedrete questo video. Ciao ciao!